Ninco Nanco deve morire, perché si campa potesse parlare, e si parlasse potesse dire qualcosa di meridionale. Ninco Nanco deve morire, perché si muore ci può raccontare, cara brigante muretta accisa, perché non c'è voletta stare. Sarà una spina nel fianco, Ninca Nanca Quanaca. Sarà una spina nel cuore, Ninca Nanca Quanaca. Il vero nome era Nicola Domenico Summa, ma lo conoscevano tutti quanti con il suo nome di battaglia, Ninco Nanco. Non piangi, nanna re. Ma si farà giorno pure domani mattina. Se ci sarà altro cibo da andare a prendere per i guaglioni. E altra acqua. Andare a prendere la fonte. Prima che ci arrivino le guardie che poi non te la fanno più prendere. Domani non ci sarà più tempo per Ninco Nanco, nanna re. Vedrai che anche tu te ne dimenticherai presto di me. A gente, a storia, nessuno saprà più chi era Ninco Nanco e forse è meglio così. Sono nato storto, nanna re, capisci? Dopo l'inferno passato qua in terra, me ne aspetta un altro, là, nell'aldilà. Forse uno peggiore. Forse non c'è niente di peggio di quello che ho visto qua tra queste mie montagne, in questo mio sud così crudele e selvaggio. Uomini malvagi come lupi, uomini squartati come lupi, capisci, nanna re? Ho visto tutti e due, uomini e lupi, indifferentemente. Ti diranno che Ninco Nanco era un brigante, un assassino, ed è vero, è tutto vero. Ma nessuno ti dirà che è stato fucilato senza prima un processo, e anche questo è vero. Nessuno ti dirà che non ha chiesto di te di poterti rivedere anche solo per un attimo. Nessuno ti dirà che Ninco Nanco non ha espresso il suo ultimo desiderio. E anche questo è vero. Nanna re, io domani muoio. Ma tu ci sarai ancora. Tu e anche loro con i bottoni dorati e con i pennacchi neri. Nanna re, ti lascio in un mondo nero. Nero, nero, che manco più un barlume di speranza ci sa faccia. E solo per questo, credimi, non riesco a darmi pace. Nanna re, tu sei forte, io lo so. Ma da domani chi ti difenderà dalle guardie? Dalle signore? Chi ti difenderà da domani, nanna re? Ma soprattutto, chi li difenderà da domani sti contadini affamati di terra e di giustizia? E poi, a giustizia. A dove sta la giustizia? Per chi è sto privilegio che si chiama giustizia? E chi è toccata mai la giustizia? Certo non a me. Io sono un brigante. Non me l'aspetto e non me la merito la giustizia. Ma tu, nanna re, tu sei un'altra cosa. Tu e tutti come quelli come te, quando la vedranno mai la giustizia? E quelli che hanno combattuto per darvela sono uno stirpe di disgraziati. Briganti. Chi si ricorderà da domani che ci sta puro sud? Sto mondo, che mondo sarà da domani? Ma soprattutto, quando non ci sarà più Ninco Nanco, sarà davvero un mondo migliore. Questo era il
itinerante in questo splendido borgo di Casoli. Questa è la compagnia delle officine solidali che vi ha quarta seguita per il percorso. Grazie per essere intervenuti. Domani sera abbiamo un'altra iniziativa dedicata sempre alla storia. Ci agganciamo ancora di più alla storia del territorio, perché domani vi facciamo uno spettacolo che racconta la nascita della Brigata Maiella, e quindi ha una radice molto profonda. Ci spostiamo, adesso siamo subito dopo l'Unità d'Italia con l'Innocenza del Lupo, ci spostiamo nel 1943, nell'autunno del 1943, vi racconteremo chi sono stati i martiri ottobrini di Lanciano, poi vi racconteremo appunto come è nata la Brigata Maiella e anche qualche altro elemento che ha anche un aggancio significativo con la storia di Palazzo Tilly. Se avrete piacere di tornare anche domani, noi ci saremo. Grazie.